sono l'attuale presidente dell'AIFAS, cioè associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, che è un'associazione che è nata tantissimo tempo fa, addirittura nel 1937 a Parigi, per assistere i feriti e i familiari dei caduti. Poi è continuata nel dopoguerra. Ed è intende rappresentare tutte le forze ideali e politiche che hanno partecipato alla guerra in Spagna, ed è un'associazione non solo, cioè di memoria storica nel doppio significato del termine, nel senso che facciamo iniziative per ricordare, celebrare, trasmettere i messaggi dei nostri combattenti, ma portiamo avanti anche un grande lavoro di ricerca e documentazione. Quindi abbiamo un archivio che è uno dei più importanti in Europa sui combattenti di Spagna, e adesso stiamo allargando il discorso alla resistenza, perché la maggior parte dei combattenti di Spagna sopravvissuti a quelle vicende, i combattenti di Spagna e italiani, furono gli iniziatori e buona parte dei comandanti della resistenza italiana. Pensate solo che Luigi Longo, che è l'ispettore generale delle brigate internazionali in Spagna, è stato il comandante in capo delle brigate Garibaldi durante la resistenza italiana, e come lui molti altri. E oggi siete qua a un evento a Madrid, no? Sì, noi regolarmente veniamo ai raduni, alle manifestazioni che l'associazione degli amici delle brigate internazionali organizza in Spagna, e noi, come anche le delegazioni di altri paesi, francesi, tedeschi, inglesi, eccetera, eccetera, veniamo regolarmente a presenziare, a portare il nostro contributo. Certo. E oggi qua inaugureranno un parco. Inaugurano un'aiuola e poi successivamente un monumento per ricordare le brigate. Che quest'anno corre l'ottantesimo anniversario, no? Ancora, anzi inizia, perché chiaro, inizia adesso. L'ottantesimo della guerra civile. Grazie mille allora. Grazie a te.